L'Associazione Muse lavora ogni giorno per promuovere la conoscenza del patrimonio della città di Firenze. Patrimonio che cosa significa? Significa città tutta intera e significa Musei Civici Fiorentini. Parliamo quindi di Palazzo Vecchio, del Museo Stefano Bardini, della Fondazione Salvatore Romano, della Cappella Brancacci nel convento di Santa Maria del Carmine e di tutti i musei nei quali andremo a operare per valorizzarne appunto il sapere. Rispetto alla città, oltre ai percorsi tematici che svolgiamo con i pubblici, l'idea è di valorizzarla grazie ai grandi eventi culturali. Un esempio per tutti, la Notte Bianca. I nostri motti sono dialogo, incontro, esperienza e la parola è il nostro strumento di lavoro. Siete voi dunque giunti illustrissimi ospiti in codesta sala nominata Sala degli Elementi. In vero io non l'abbia fatto del tutto. Ero ancora a Roma quando sei iniziata e lì è un altro pittore nostro amicissimo che ha cominciato. Gli aveva nome lui Cristofano Gherardi. Noi volemmo ivi far la Sala degli Elementi. A volte il gioco, perché alla fine è un gioco, del Vasari è così efficiente che il pubblico si arrabbia. Si arrabbia perché dice, no, non è vero, sì che le donne sono allo stesso livello degli uomini. Oppure dicono a me che non sono Vasari, ma che faccio finta di essere Vasari. Lei ha distrutto tutte le chiese di Firenze, lei è un pasticcione. E si arrabbiano davvero. Per i bambini raccontare una storia è l'elemento che consente di prendere la loro attenzione, portarli all'interno della storia e fargli vivere un episodio, un momento della straordinaria vita di Palazzo Vecchio o degli altri musei. È tardi! Lo so, vai a prepararti, vai a prepararti. Si va in scena, Sì, ora arrivano i bambini. È tardi, avanti! Calmi. Si va in scena, dai! Domani porto il gatto. Non importa quanti anni ha la persona che è davanti, magari è un minuscolo di 4 anni o forse una signora di 70, a tutti piacciono le storie, quindi basta saperle raccontare. Un'altra branca del nostro lavoro è il teatro, che torna nella storia e restituisce vita, rotondità, fisicità, quotidianità a tutto ciò che è passato. Eccoci qua. Una routine che da 12 anni si ripete. Pochi minuti per cambiarsi di pelle e diventare la duchessa Eleonora di Toledo. Diamo il benvenuto alle signorie vostre. Nonna Martina, perdonate, non siamo molto accostumati alle usanze della terra vostra. È pratica comune per voi? Sì. Di far così tanta mostra delle vostre gambe? Sì. Beh, una delle più belle soddisfazioni è che i ragazzi, dopo essere stati una volta, spesso li vediamo tornare. Anche più di una volta. Ogni volta un po' più preparati per affrontare il duca o la duchessa. Nel caso mio il duca, ovviamente. Ma oltre alla parola ci sono altri linguaggi, altri metodi per dialogare con il pubblico. Il fare arte, secondo il motto dell'imparare facendo. Secondo quindi il presupposto che una volta che ho fatto qualche cosa non lo dimenticherò mai. E questo è il principio grazie a cui offriamo i laboratori dell'affresco e i laboratori della pittura su tavola, dove il pubblico diventa apprendista in bottega.
raccomando, non sbagliate niente, perché quando sbagliate non si può correggere. È per questo che è difficilissimo. Dovete dipingere quando l'intonaco è ancora fresco, così i colori si legano alla calce. E a meno che non lo prendiate a martellate, il vostro affresco durerà secoli. La tecnologia che è in grado di restituire alla realtà quel potenziale, quel virtuale che non è mai stato. E in omaggio a un pubblico cui siamo particolarmente affezionati, quello delle famiglie, offriamo e proponiamo il kit famiglie per ora in Palazzo Vecchio, uno zaino tartaruga in omaggio alla tartaruga, simbolo del Duca Cosimo, che al suo interno racchiude una serie di spunti di lavoro, di attività e di conoscenza nelle sale del museo.